Ci troviamo a San Giorgio di Pesaro, lungo la strada provinciale, dove si trova una chiesetta da anni in stato di abbandono. Ce ne parleranno l'architetto Gabriele Polverari, presidente dell'associazione Pro Art e colui che ha scoperto la grotta Ipogeo di Piagge, e Bruno Branchini, un cittadino del luogo. È un piccolo gioiello dal punto di vista architettonico, per cui è un peccato lasciarla così in questo stato di abbandono assoluto, anzi dirò che secondo me ancora è in piedi e già questo è un miracolo, però bisognerebbe anche pensare di ristrutturarla in qualche modo. Tra l'altro so che la popolazione, qui la gente del Sacramento, ma non solo del Sacramento, anche di San Giorgio e anche insomma di luoghi qui vicini, sarebbero contenti insomma che venga sistemata, anche perché è stata attiva negli anni 60, certo periodo. Poi so che comunque sia tutti i sabati veniva celebrata la funzione e il 13 di agosto si festeggiava la festa di Santa Filomena. Ecco, è rimasta nella memoria delle persone, ma anche poi avere insomma una struttura di questo genere così abbandonata, così fatiscente, un vero peccato, cioè sarebbe anche una fonte di turismo poterla sistemare finché è possibile, perché poi quando praticamente se dovesse cedere completamente chiaramente dopo non se ne fa più niente. Per cui dal momento che ancora siamo in tempo io chiedo che venga comunque in qualche modo presa in considerazione questa idea di ristrutturarla. All'interno della chiesetta è stato ritrovato anche un antico dipinto che Bruno Branchini custodisce all'interno di un deposito nei pressi della chiesetta abbandonata. Questo dipinto quindi è stato recuperato da mio fratello, da me, portato qui e qui è rimasto senza... Non è che io so che valore ci abbia qualcosa, però... L'ha salvato, insomma, dall'incuria. L'ha salvato dalla giù, anche per paura che fosse caduto qualcosa, che dopo magari andava via, andava disperso. Ma dopo altri quadri sono stati portati nella chiesa di San Giorgio. Altri due arazzi così, li ha preso Don Giorgio.